Chiara. Grazie, dottor Nobile. Apriamo la seduta, come di consueto con il question time, con la prima instant question presentata dal consigliere Faldini, che si è già prenotato, in merito alle possibili emissioni elettromagnetiche della nuova antenna telefonica di via Francana. Prego, consigliere Faldini. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Presento questa instant question su un tema, un argomento un po' passato di moda, ma è ancora di forte attualità. Parlo dell'elettrosmog. Pavia non è più la città delle 100 torri, ma è la città delle 100 e più antenne telefoniche. Le ultime che sono state installate, mi è stato segnalato da alcuni residenti, si trovano in via Francana e in via Madonnina a Pavia Est. Ecco, queste antenne sono state erette, in men che non si dica, all'insaputa praticamente di tutti, perché molti chiedevano a che cosa servissero i basamenti che erano stati apposti in orari magari non proprio solari, mentre poi nell'arco di qualche giorno si sono erette delle torri di 40 metri. Ebbene, ma al di là del deturpamento di quello che può essere così l'ambiente, vista la notevole mole di questi ecomostri, la gente è spaventata soprattutto per la propria incolumità, perché sono proprio a ridosso delle abitazioni, non più di 40 metri dalle abitazioni. Li ho contati io personalmente con a gambe. E quindi la questione, voglio dire, non è così di secondaria importanza, anche perché pare che i nuovi impianti, le nuove antenne siano a 5G e vadano funzionando ad una potenza superiore a quelle che sono state installate a suo tempo. Ebbene, dicevo, la gente è preoccupata per quello che riguarda la propria incolumità, non nell'immediato, ma nel prossimo futuro, Presidente. E è preoccupata anche per il deprezzamento delle proprietà di loro possesso, delle proprie abitazioni, perché nel caso in cui dovessero venderle, non potrebbero essere più vendute ad un prezzo che poteva essere corrente qualche settimana fa e magari doppio rispetto a quello attuale. Ecco, con questa instant question io chiedo se è opportuno, è stato giusto che questo palazzo, che dovrebbe rappresentare i cittadini, abbia concesso queste installazioni senza informare la cittadinanza. Io penso che sia stata una grave lacuna, una grave pecca di comunicazione, perché la gente pensa sempre di poter fidarsi dei propri amministratori ed in questo caso la fiducia è venuta meno. Lo dico alle soglie, alle porte della campagna elettorale. Chi amministra, chi governa questa città ha questo peccato nei confronti dei cittadini di Pavia Est. In più chiedo, quali altre antenne, quali altri impianti state autorizzando per l'installazione? Perché io mi attendevo, Presidente, che perlomeno i consiglieri comunali ne fossero informati. Ma non è stata fatta neanche una commissione consiliare. Quindi cittadini al buio, consiglieri lo stesso. Quindi rispetto a ciò vorrei che il sindaco o un suo delegato rispondesse in questa sede non tanto a me quanto ai cittadini che sono fortemente preoccupati rispetto a tutto ciò. Poi nella replica dirò anche qualcos'altro. Presidente, grazie. Grazie, scusate, chiedo un po' di silenzio in aula, le risponde il sindaco.
consigliere Faldini, in funzione all'instant question da lei presentata, io ho qui una serie di documentazioni fatte da ARPA, Lombardia, del Dipartimento di Pavia e Lodi, con tutti gli studi che sono stati effettuati. È una cosa abbastanza lunga e copiosa, se vuole poi potrò farle avere questo, tutte queste verifiche che sono state effettuate. Comunque le conclusioni, andando alle conclusioni, in base alle valutazioni, quindi tutto quanto è stato controllato, non si rilevano condizioni per le quali l'attivazione dell'impianto possa provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dall'articolo 3 del DPCM 8 luglio 2023 giugno 199 del 28 agosto 2003. Si rilascia pertanto parere tecnico positivo per quanto riguarda il rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi magnetici. Questo in funzione delle normative vigenti. Dovessero cambiare normative, dovranno naturalmente apportare altre verifiche per quanto riguarda il discorso delle emissioni. Se vuole poi c'è il parere di ARPA, come le stavo dicendo, in funzione delle varie verifiche che sono state fatte. Sono qualche pagina, di conseguenza evito un attimo di fare la lettura completa perché è tutta roba abbastanza tecnica, di conseguenza sono arrivato alle conclusioni. Grazie Sindaco. Consigliere Faldini per la replica, prego. Sì, ringrazio il Sindaco per il riscontro. Non mi ritengo affatto soddisfatto da quello che è il contenuto della sua risposta, anche perché i documenti in suo possesso che citava lo sono anche di mio possesso, visto che prima che lei sapesse cosa rispondere stasera, io qualche settimana fa ho fatto richiesta di accesso agli atti e quindi i pareri di ARPA li ho già letti. Non ce n'era bisogno che me li leggesse lei. Le dico, signor Sindaco, che questi pareri sono stati fatti sulla carta, sul progetto. Io mi attendo che la sua amministrazione, fino alla scadenza naturale e la prossima, abbiano l'accortezza di misurare le radiazioni che vengono emesse. Perché un conto è validare quello che ti dicono che si farà sulla carta. Un conto è vedere che un'antenna di quella potenza spara a 40 metri delle abitazioni H24 onde elettromagnetiche, che possono essere sicuramente nocive alla salute. Lei avrebbe il compito, perché deve tutelare la salute dei cittadini, di prendersi a cuore questo argomento. Lo stiamo facendo noi, perché stiamo raccogliendo delle firme, signor Presidente, poi chiudo, una petizione in forza dell'articolo 53 dello Statuto che impegnerà la Commissione Consiliare competente ed eventualmente il Consiglio Comunale ad occuparsi di questo argomento. Via Francana, via Madonnina e le altre 100 e più antenne che ci sono in città. Su questo tema si parla di salute. E questo è un tema del quale dibatteremo anche in campagna elettorale. Grazie consigliere Faldini. Passiamo alla seconda instant question presentata dal consigliere Marchetti.